Ben trovati sul mio canale di YouTube. Oggi continuiamo a parlare insieme del conflitto israelo-palestinese, come mi richiede il mio sostenitore numero uno Marcellino, e che non potevo deludere. Prima di cominciare, vi ricordo però, come al solito, di iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Come abbiamo avuto modo di vedere nello scorso video editoriale, la questione israelo-palestinese si trascina da anni. Queste recrudescenze sono dovute a motivi ben precisi. Vi rimando quindi direttamente a quel video per chiunque volesse riprendere il filo del discorso. Il contesto, abbiamo avuto modo di vederlo, è già abbastanza problematico di suo, sia sotto il punto di vista politico che internazionale. Ci sono però tre novità abbastanza importanti, a partire dall'arrivo nella regione dell'inviato speciale statunitense nominato direttamente dal presidente degli Stati Uniti Biden. Parliamo di Adi Amr, che ha già avuto domenica dei colloqui direttamente con il ministro della difesa israeliano Benny Gantz e che in questi giorni invece ha previsto di incontrare i vertici palestinesi per imporre un cessate il fuoco. Senza troppi giri di parole, seppur gli Stati Uniti sostengano il diritto di Israele di difendersi, è arrivato il momento di un'inversione di marcia e quindi di smettere perché la difesa forse ha un po' strabordato. Questa è una novità molto importante, all'orizzonte c'è per l'appunto questo cessate il fuoco che sarà con molta probabilità di qui a pochi giorni. La seconda novità di cui dobbiamo parlare è il fatto che lo stato di caos derivante dal conflitto ridisegna completamente quelli che erano i presupposti e le proiezioni politiche. Noi sappiamo infatti che Benjamin Netanyahu, BB per gli amici, premier ad interim, viene da una tornata elettorale che, seppur lo ha premiato sotto il punto di vista dei seggi, non gli ha permesso, durante l'ultimo mandato esplorativo conferitogli dal presidente della Repubblica, di formare un nuovo esecutivo a trazione Likud, il suo partito. Per questo, la scorsa settimana, prima che iniziassero i bombardamenti, era stato affidato il compito a Yair Lapid. Con lo scoppio del conflitto le condizioni sono cambiate perché, per esempio, Natalie Bennett, segretario del partito di destra Yamina, che avrebbe appoggiato eventualmente un esecutivo a guida Lapid, ha già detto che ora non si può parlare di un governo in tal senso. Lapid avrebbe con molta probabilità sostituito Netanyahu con un governo che, primo nella storia di tutto Israele, avrebbe ricevuto il sostegno esterno dei partiti arabi. Questa sarebbe stata un'implicazione storica perché per la prima volta ci sarebbe stato un passo in avanti per una sorta di riconciliazione. Ora lo stato di guerra ha cancellato completamente tutto e Netanyahu non può che sorridere perché salta il tavolo e sarà lo stesso Netanyahu a giovarne. C'è infine un discorso meramente pratico da dover analizzare. Israele attualmente ha quattro fronti aperti. Nonostante la superiorità militare dello stato ebraico, quattro fronti sono difficili da mantenere. Attualmente Israele infatti è impegnato con Gaza la Cisgiordania, ma anche col confine siro-libanese. La scorsa settimana Israele ha dovuto riconoscere che sono stati lanciati dei razzi dal confine siriano e alcuni Hezbollah, tra cui uno ucciso al confine con il Libano, hanno tentato di infiltrarsi illegalmente sul territorio. Il quarto fronte riguarda invece il problema dei villaggi misti. Israele ha infatti, come possiamo vedere, alcuni centri urbani dove la maggioranza arabofona è schiacciante e altri centri dove il mélange interetnico è un elemento imprescindibile. Netanyahu vorrebbe riuscire quindi a portare avanti un arresto di tipo amministrativo per chiunque sia in odore di terrorismo, ma sappiamo che questa è una misura impossibile da prendere e calcherebbe troppo la mano. Visti questi tre elementi, quindi il cessate il fuoco, la vittoria di Netanyahu sotto il profilo meramente politico e il quarto fronte che si è aperto, come andrà a finire? Ci sarà questo cessate il fuoco? È nell'aria perché non si può continuare con questa guerra asimmetrica. Il perdurare del conflitto non conviene a nessuno. L'elite israeliana è riuscita, grosso modo, a minare il cammino per la formazione di un nuovo esecutivo, che sarebbe quello che abbiamo detto di Yair Lapid. Netanyahu quindi si può rallegrare, può vendere come risultato l'uccisione di membri di spicco della Jihad islamica, portando questo risultato come successo da controbilanciare all'ipotesi di un governo a trazione differente e che addirittura abbia il sostegno dei partiti arabi. Non c'è stata proprio neanche la possibilità che si discutesse di un governo differente. E questa è una situazione che giova anche alla stessa Hamas, che comunque fa un'opposizione serrata a quella che è l'autorità nazionale palestinese, accusata di essere troppo lassista contro lo stesso Israele. E questo forse è il più grande successo di Netanyahu, che è riuscito in questo modo a svuotare l'opposizione palestinese presentabile, più laica, più secolarizzata, chiaramente con i distinguo del caso, rappresentata da Abu Mazen e da tutte le
contraddizioni che questo comporta rispetto alla narrazione che vuole come palestinesi soltanto i guerriglieri di Hamas. Vincono gli estremismi, perde il dialogo, la summa di tutto quello che è successo negli ultimi giorni in Palestina. E questo non ce ne vogliano i sostenitori dell'una o dell'altra parte, ma effettivamente è così, perché poi la cosa che più interessa alle famiglie medie, arabe o israeliane, lavorare, riuscire a condurre una vita normale, al momento almeno non è raggiungibile. Il mio video termina qui, vi invito come al solito a mettere mi piace, a farmi sapere il vostro punto di vista commentando. Da Roma è tutto, Guglielmo.